Ah, Boker Tov, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ciao carissime. Allora, dai, lanciamoci direttamente su Humash. Passiamo, siamo al Humash Vayikra, Parashat Metsorah. Terza chiamata, che sarebbe la quinta di Metsorah, cioè terza chiamata di Metsorah, che sarebbe la quinta piuttosto quando le Parashot sono unite, come questo Shabbat. E dunque siamo a pagina 475. Capitolo 14, passuk 21. Allora, continuiamo. Allora, ieri abbiamo, vi ricordate, abbiamo cominciato l'iter della purificazione da chi è affetto dalla Tzaraat, e adesso continuiamo, ok? Allora, leggo. Se dunque, se questa persona affetta è povera, perché abbiamo detto che deve purificarsi, deve portare delle offerte, queste offerte anche fungono da espiazione. Dunque, se però questa, la persona è povera, dunque non riesce a fare quelle offerte di cui abbiamo parlato ieri, allora prenderà un agnello, come Hashem, per la tenufà, per fare appunto espiazione di sé, e un decimo di efa di fior di farina impastata con olio, come minchà, e un log di olio. Due tortore, oppure due giovani colombe, secondo i suoi mezzi, uno sarà per il sacrificio di Echatat e uno per l'Olà. Leggiamo insieme, poi vedo che Rachele è con noi, ok? Allora, ve in dal u, ve eni ado maseke, ve la kach keves echad asham mitnufa, le chaper ala, ve sarà un solet echad balu bashemen, mincha ve lo usha. Ushte torim, o shne bneona, asher tasiga do, ve ya echad chatad, ve echad o. Adesso, 23. Vai Rachel. L'ottavo giorno dall'inizio della propria purificazione, egli riporterà al sacerdote all'entrata della tenda del convegno dinanzi ad Hashem. Il Cohen prenderà l'agnello dell'Hasham e il log di olio. Poi, sempre il Cohen li agiterà come tenufà dinanzi ad Hashem. Questo è L'offerente sarà. quello che deve fare il Cohen. Adesso vediamo cosa deve fare l'offerente. L'offerente scannerà l'agnello dell'Hasham e il Cohen prenderà parte del sangue dell'Hasham e lo metterà sulla cartilagine del lobo dell'orecchio destro della persona da purificare, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro. Il Cohen verserà parte dell'olio sulla palma della mano sinistra di un altro sacerdote. Come vi ricordate aveva fatto prima? Ok, l'ho visto prima. Poi? Il primo Cohen spruzzerà 7 volte con il suo dito destro parte dell'olio che è sulla sua palma sinistra dell'altro Cohen, in direzione Del del codice Hakodashim, del Santo codice dei Santi. Kodashim, davanti ad Hashem. Il Cohen porterà parte dell'olio che è sulla sua palma dell'altro Cohen sulla cartilagine del lobo dell'orecchio destro della persona da purificare, sul pollice della sua mano destra e sull'alluce del suo piede destro, proprio dove è stato messo il sangue dell'Hasham. Ciò che rimane dell'olio, che è sulla palma della mano del Cohen, lo porrà sulla testa della persona da purificare per fare espiazione per lui dinanzi ad Hashem. E farà offerta di una delle tortore e una delle giovani colombe, prendendola da quelle che la persona può offrire secondo i suoi mezzi. Di qualunque tipo sia l'uccello che può offrire secondo i suoi mezzi, ne offrirà uno come Kattat e uno come Olà, oltre alla Minkà. In questo modo il Cohen fa l'espiazione per la persona da purificare dinanzi ad Hashem. Questa è la legge per chiunque abbia la lesione della Zaharat, che non dispone di altri animali per la sua purificazione. Chazak u Baruch, ecco, abbiamo fatto recupero Rachel. Vai, poi sentiremo René nei Tehillim Sara, ho dopo. pensato che somiglia tanto alla consacrazione dei Levim, no? Questa cosa del pollice, del Sì, lobo, do lobo dell'alluce. destro, poi, sì, esatto. Allora, riprendiamo da 23. Ve-vi-otam. ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח חול מועד לפני אדוני. Allora, un attimo.
Allora, siccome abbiamo, ma non così, se abbiamo pochi rashi oggi, allora volevo farvi proprio visto che anche Rachel ci ha letto tutto in italiano, allora riprendiamo da 21, ok? Così facciamo con rashi. Ok, vim da nuvem yadom asekit la kach keves echad asham nitnufa lechaper alav yisaron solet echad balul bashemen emincha velo kshamen. Rashi, ויסרון סולת אחד, לחבס זה שהוא אחד, יביא יסרון אחד לנסחיו, ולוג שמן, לתת ממנו על הבהונות ושמן של נסחי המנחה, לא הוזקק ככתוב לפרש. דונגווין, ודאטה סיימו, קפיטול קוואטורדיצ'י, קוואטורדיצ'י רשי ונטונו, ודאטה, שסייתה גומה. אוקיי, דונגווין, לא רודטו, ויולטו, הנה ברייקו. Un decimo di Efa per questo agnello che è uno solo, porterà un solo decimo di Efa per accompagnare appunto queste ribagiù. E un log di olio per, appunto, abbiamo parlato dei pollici, metterlo sul pollici. Quanto dunque all'olio dell'oblazione che accompagna le ribagioni, Passucco non aveva bisogno di specificarne la quantità, perché la quantità appunto di cui è intrisa l'oblazione è fissata in Bamidbar 15,4, nella misura di un quarto di hin, che sarebbero tre log, corrispondenti a tre log. Dunque, l'unico log di olio menzionato nel Passù deve riferirsi alla sua applicazione sulla persona guarita. Ok? Poi 22, facciamo fino a 23. Ushtetorim, Oshneveneon, Asherta, Sigadova, Yechat, Chattat, Veyachadola, Veyriotam, Bayom, Ashminele, Tahorato, Elakoen, Petachon, Moed, Lifne Adonai. Dunque, l'ottavo giorno rispetto al rito degli uccelli e all'aspersione compiuta con il legno di cedro. Vi ricordate, abbiamo anche spiegato perché anche doveva essere il cedro e l'isoppo e il colore scarlatto. Abbiamo detto che il cedro è perché chi pecca di Lashonara è perché prima pecca di vanità. E il cedro è l'emblema della vanità. Invece l'isoppo è il contrario, perché è la fase della tshuva e dunque la sottomissione. Ok. Dunque, giusto per ri recuperare. Allora, vediamo Rashi 23. Vayom ha-shmini le-taorato, shmini le-tziporim, ule-hazaat etz eretz ve-ezov, ushnitola. Andiamo fino a 28, da 24 a 28. Ve-lakach ha-kohen et keves ha-asham, ve-klog ha-asham, menifotam ha-kohen tunufa lifnei Adonai, ve-shachat et keves ha-asham, ve-lakach ha-kohen midam ha-asham, ve-natan al tnuch ozen ha-miter ha-yemanit, ve-albo en yado ha-yemanit, ve-albo en yadro רגלו הימנית, מנשה מניצוק הכהן על כף הכהן השמאלית, ביזה הכהן בצבעו הימנית מנשה מנשה על כפו השמאלית 7 פעמים לפני אדוני. ונתן הכהן מנשה מנשה על כפו על תנוס אוזן המטהר הימנית, ועל בוין ידו הימנית ועל בוין רגלו הימנית על מקום דם האשם. רש"י, ונטוטו, דונקו סולווגו דל סנגו דל סקריפיצ'ו אשם אל הקולפסי. Anche se il sangue si è asciugato, cosa ci insegna ciò? Che il rito non dipende dunque dalla presenza del sangue, ma dal luogo. Dunque il rito è valido in virtù dell'applicazione dell'olio nel luogo appropriato. Poi è più sottolineato nella Masechet Menachot 10a. Ok, e andiamo, dunque concludiamo da 29 a 32. Ve'anotar minashem minasher al kaf ha'kohen iten arosh ha'mitah lechaper alav lifnei Adonai ve'asa et ha'echad min ha'torim o min bnei ha'yonah me'asher tasig yado et asher tasig yado et ha'echad chatat et ha'echad olah al ha'mincha ve'chiper ha'kohen al ha'mitaher lifnei Adonai zot torat asher bo nega tzarat asher lo tasig yado betaorat. Ecco, così abbiamo fatto anche tutti i rashi oggi, vai, fantastiche. E passiamo al Tania. Allora, dove ho messo il libro del Tania? Un secondo, era qua. Ah, eccolo qua, sì. C'ho la pila di libri, non mi ritrovo. Va bene, perché a parte quelli di realtà ci sono anche gli altri, ma Baruch Hashem. Allora, oggi siamo il 28, il 29, pardon, del mese di Nissan, dunque vigilia di Rosh Chodesh. Stasera, mi raccomando, ragazze, Rosh Chodesh. Domani, dopodomani, Rosh Chodesh, abbiamo 2 giorni di Rosh Chodesh. Allora, oggi siamo a pagina 122, oggi cominciamo il capitolo 43, Perek Mem Gimel. Ok? Allora, un po' di concentrazione, un attimo. Allora,
E stavamo parlando, no, questi Hakim, della Ir'a, del timore di Dio. Abbiamo parlato di diversi livelli, cioè timore inferiore, timore superiore. Allora, ripartiamo da questo capitolo con il timore inferiore, cioè di natura inferiore. Dunque, a proposito della realtà, un secondo, ragazzi. Carola, sono in piena lezione, ti richiamo dopo. Ciao carissima. Ciao, ciao, ciao. Ok, scusate. Allora, succede anche quello. Un attimo che metto in muto, così almeno. Ok, allora. Parliamo appunto di questo timore di natura inferiore, che è quello che induce, quello che porta all'adempimento delle mitzvot di Hashem, sia nel campo dell'allontanarsi dal male, sia in quello di fare del bene, quel famoso sur mera saito. Infatti è detto sempre, è detto nel Pirkei Avot, capitolo 3, Mishnah 17, dove non c'è timore di Hashem, non c'è saggezza. In maniera en chokhmah, se non c'è timore, non c'è saggezza. Allora, questo timore, dunque inferiore di cui stiamo parlando, comprende delle caratteristiche di, allora, piccolezza, in che senso? E allora, abbiamo parlato, vi ricordate, di questo timore naturale, latente, ok? Che eravamo già definito nei capitoli 41 e 42. Allora, dunque abbiamo queste caratteristiche di piccolezza e grandezza che adesso svilupperemo. Precisamente, la caratteristica del timore che ha la sua origine nella contemplazione della grandezza di Hashem, che come avevamo visto, vi ricordate, abbiamo detto che riempie tutti i mondi, e dalla terra ai cieli c'è una distanza di 500 anni, questo Malatani l'ha scritto 2 secoli fa. E così, tra un cielo e l'altro, e i piedi degli angeli equivalgono, questa descrizione bellissima poi è sviluppata nella Gemara di Masechet Chagiga 13a, e dunque lo stendersi di tutti i mondi l'uno sopra l'altro fino alle supreme altezze, no? Quando uno dunque si concentra, no? Contempla di tutto quello che ha appena elencato, e allora arriva a risvegliare questo timore latente, e questo timore, dunque, che è la conseguenza di questa contemplazione, chiamato timore esteriore o inferiore. E questo perché? Perché è derivato dai mondi che a loro volta sono le vesti di Melech Malchem Lachim HaKadosh Baruch Hu. Ok? Che dunque si cela, non è Hashem rivelato, ma Hashem che è celato nei mondi nei quali si veste e si nasconde, dando loro vita e esistenza perché possano appunto esistere ex nihilo. Però questo timore non è altro che la porta dell'entrata, dice qui Balatagna, dunque un preliminare, un prequisito dell'adempimento della Torah e delle mitzvot. E questo per quanto riguarda la prima parte della Ira Tata, dall'Ira inferiore. Passiamo adesso al concetto di timore superiore, ir'a ila'a. Allora, un timore che ha la sua origine in un senso di pudore, è un timore intimo, così lo descrive il Palatania, che deriva dagli aspetti essenziali della divinità. Dunque, non della divinità celata come la Iratatà, ma dagli aspetti essenziali della divinità, che poi ovviamente si cela anche dentro i mondi. E infatti è scritto, torniamo al Pirkei Avot, poi siamo al capitolo 3, sempre Mishnah 17, che continua la Mishnah e dice: poiché la Chokhmah è formata dalle lettere Koach Ma, abbiamo visto questo nel capitolo 19, vi ricordate? La forza del Ma, no? Di questa conoscenza. E Chokhmah deriva da Ain, dunque dal nulla. Da Chokhmah, Me'ain Timatzeh, Iov 28:12. E qui poi riporta altri detti che dicono che è saggio colui che vede ciò che sta nascendo. Esochacham haroeta nolad.
non l'ha del nascituro, ma vuol dire anche nel senso quello che nasce, cioè chi è il Chacham, che prima di agire, prima di parlare, prima di attuare, riflette alla conseguenza, no? A quello che verrà, no? Da questo parlare, fare, dire, pensare, eccetera. Dunque, pensando al risultato, alla conseguenza, poi se è negativa, dunque non dirà, non farà, non mangerà, eccetera. E, ok, dunque significa che si vede, chi vede, poi il Balatania poi precisa, chi vede come ogni cosa, adesso questo, io ho detto la spiegazione, dunque basic. Adesso vediamo la spiegazione secondo la Kabbalah, secondo la Hasidut. Allora, cosa vuol dire quando vede, che è il saggio, colui che vede quello che sta nascendo? Vuol dire vede come ogni cosa è nata, come ogni cosa ha origini e acquista sostanza ex nihilo in grazia alla parola di Hashem, al soffio della bocca di HaKadosh Baruch Hu che l'ha creata. Come è scritto nei Teilim 33:6, dal soffio della sua bocca tutte le loro schiere, cioè delle schiere no, celesti, sono create, state create dal soffio della bocca di Hashem. Infatti, dice il Bartania, i cieli e la terra e tutte le loro schiere sono veramente, effettivamente, ridotti al nulla di fronte alla parola di Hashem e al soffio della sua bocca. E non contano per nulla, proprio come uno zero, cioè come se non esistessero, ok? Rispetto al soffio di Hashem e alla parola di Hashem. Allo stesso modo come la luce e lo splendore del sole si annullano nella sfera del sole stesso. Cioè il raggio, una volta il raggio del sole che è esterno al sole, parte dal sole, ma si distacca in un certo senso, allora lo vedi, lo senti, lo... Però se torna all'origine, dunque nella sfera solare, lì non esiste. Non ha un'esistenza a sé. Dunque l'uomo non si considera dunque un'eccezione, dunque non solo i mondi ma anche l'uomo, perché anche il corpo dell'uomo, assieme ai tre livelli, primi livelli dell'anima che sono Nefesh, Ruach e Neshama, sono anche nell'uomo nulla davanti alla realtà della parola di Hashem. E la sua parola, diciamo la parola di Hashem, sappiamo che la parola di Hashem, che è unita al pensiero di Hashem, come aveva già spiegato nei capitoli 20 e 21. E prendendo come esempio appunto l'anima umana, una sola manifestazione, ok, tramite parola, pensiero, non è considerata un nulla rispetto alla forza pensante della persona, cioè un pensiero, ok, rispetto alla forza pensante o una parola rispetto alla forza della parola, ok, è un nulla. E qui possiamo capire il passuk di Iov al capitolo 28, passuk 28, Koach Koach, ecco il timore di Hashem è la saggezza. Dunque, e come abbiamo detto prima, chi è l'uomo saggio? Colui che vede la conseguenza dei propri atti, ma non solo, ancora di più, l'origine del tutto, l'origine del Nolad. Cioè lui vede il Nolad, vede quello che è nato, cioè i mondi celesti, quattro mondi, vegetale, minerale, animale, umano, le schiere celesti. Questo è quello che vediamo, che è nato da dove, da cosa. Dunque quando si vede l'origine di tutto il nato, di tutto quello che è stato creato, allora si risveglia questa saggezza, questo timore, pardon, che è anche automaticamente dunque la saggezza. Dunque non, e conclude per la parte di oggi, uno non può raggiungere questo timore superiore, appunto, e questa saggezza, se non adempiendo in primo luogo per timore inferiore, esteriore, alla Torah e alle mitzvot. Dunque, per poter arrivare alla Ira Ilaa, bisogna prima passare dalla Ira Tata, dunque prima la prima fase che è il timore inferiore.
Questo è ciò che si intende dire con l'affermazione conosciutissima sempre del Perché Avot, capitolo 3, versetto 17, Mishnah 17, dove non c'è timore, non c'è saggezza. Imenera en chokmah, perché non si può parlare di saggezza vera e propria, sempre nei confronti dell'infinito e di Hashem, senza un minimo di timore nei suoi confronti. Ok, questo è il Tania di oggi e passiamo al tema. Ecco, oggi ne abbiamo 29 di Nissan e si va dal Perek 140 a 144 compreso. Un attimo ragazze, eccomi qua. Mi è venuto in mente che abbiamo fatto oggi Rashi con Umash con Rashi. Dai, facciamo anche il Tania, che 2 minuti e concludiamo col te. Allora, riprendiamo la pagina 122, ve lo leggo così, tutto quello che vi ho appena spiegato, molto velocemente come so fare, voi leggete, poi seguitemi sul testo e come dico e come sappiamo tutti, non ha punti, non ha virgole, non ha vocali, non ha nekudot, però voi mi seguite e così, tanto ve l'ho appena spiegato, dunque è più facile seguire. Perché me ne vedi all'irata tasu scegliere chi un mitzvotav imparach di prinat surmerà per sito amru im en ira en chokma, se non c'è timore non c'è saggezza, vishba bechinat katnut bechinat gadlut dehai כשנים שחקת בחינת יראזו מהיתבוננות בגדולת השם, תאי וממלא כל עלמין, ומארץ לרקיע מלאך תף כופשנה וכו', ובין רקיע לרקיע כו', רגלי החיות כנגד כולן וכו', וכן השתלשלות כל העולמות למעלה, מעלה, דרום המעלות, אף על פי כן, נקרא יראזו יראה חיצונית ותתה, מאחר שנמשכת מהעולמות שהם לבושים של המלך הקדוש ברוך הוא, אשר מסתתר ומתעלם ומתלבש בהם להחיותם ולקיימם, להיות יש מאין וכו'. רק שהיא השער והפתח לקיום התורה והמצוות. כמו abbiamo visto, questo timore inferiore è, diciamo, solo la preface, appunto, come abbiamo detto prima, è un preliminare, un prerequisito per arrivare al timore, quello superiore. Ah, infatti arriviamo al secondo, superiore, a ira ilà, dunque il timore superiore, ire boshet veira nimit, she nimshechet mit nimita elokut, she betoch olamot, ale amru, im en chokma en ira. De chokma hi kochma, ve chokma mea intimatze, ve eizeu chacham haroet anolad, pirush. שרואה כל דבר איך נולד ונתהווה מאין יש. Dunque, כולל חכם כבדה, כולו כנעשה, nel senso che vede come ogni cosa è stata creata ex nilo. בדבר השם, appunto con la parola di השם, il soffio della sua bocca, ורוח פיו התברך, כמו שכתוב, רוח פיו כל צבא. ואי לזאת, הרי השמיים והארץ וכל צבא, בטלים במציאות ממש בדבר השם, ורוח פיו, פיו וכלו ממש חשיבה ועין באפס ממש כביטול אור וזיו השמש בגוף השמש עצמה ואל יוציא אדם עצמו מהכלל שגם גופו ונפשו ורוחו ונשמתו בטלים במציאות בדבר השם ודיבורו יתברך, מיוחד במחשבתו חולה כנזכר לאל דרך חו וחף א' באריכות בדרך משל מנפש אדם שדיבור אחד מדיבורו ומחשבתו כלו ממש חולה. וזה שאמר כתוב, הן יראת השם היא חוכמה. אך אי אפשר להשיג יראה וחוכמה זו, אלא בקיום התורה והמצוות על ידי יראת התא החיצוני. זה שכתוב, אם אין חוכמה, אם אין יראה, פרדון, אין חוכמה. אקו, זה abbiamo fatto, spero che leggendolo dopo la spiegazione qualcosa ecco più facile da capire. Vai, riprendiamo René, che ci ha annunciato sì. Tehillim di oggi. Come ho detto, oggi ne abbiamo 29 di Nissan e si va dal 140 a 144 compreso. E ci lanciamo. L'amnazach mizmor le David. Chalzini Adonai me Adam ra,
מאיש 50 תנצרים אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות. שננו לשונם כמו נחש חמת אחשוב תחת שפתי מוסה. שומרני אדוני מדרשה, מאיש 50 תנצרים אשר חשבו לדחות פעמי. תמנו גאים פחלי וחבלים פרסו רשת ליד מעגל, מוקשים שתו לי סלע. אמרתי לאדוני, אלי אתה, האזינה אדוני כל תחנוני. הודיתו השם, תוסם יודיו, אסקולת לבות של אלה מסוף מכן. אלוהים, אדוני עוז ישועתי, סקות על ירושי ביום נשק. אל תיתן אדוני מאוויי רשע, זממו אל תפק ירומזל. ראש מסיבי עמל שפתינו יחסם, אימותו להם גחלים באש יפידם במאמורות בל יקום. איש לשון בל איכון בארץ, איש חמס רע יצודן למדחפות. ידעתי כי יעשה אדוני דין אני, משפט אביונים, אך צדיק ימיוד ולשמך, ישבו ישר את פניך. אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. Ti ricordi Esther? A scuola. Ogni tanto torniamo all'infanzia. 141. Mismor le David, kuf memalif. Mismor le David, Adonai kraticha, chushali haazina koli bekor ilach, tikon tefilati ktoret lefanecha masat kapay minchat arev, שיטה אדוני שומרה לפי נצרה על דל שפתי. על תת ליבי לדבר רע, להתעולל עלילות, ברשע את אישים פועלי אבן, ובל אלחם במנעמהם. יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש על גני, ראשי כי עוד ותפילתי ברעותיהם. נשמטו בידי סלע שופטיהם, ושמעו אמרי כי נאם. כמו פולח ובוקע בארץ, נפזרו עצמנו לפי שעות. כי אליך אלוהים אדוני, עיניי בכך עשיתי על תיאר נפשי. שומרני מדי פח יקשו בי ומוקשות בעלי עוות, יפלו במחמוריו רשעים, יחד אנוכי עד אעבור. קוף מבית, שאין תוכל לדבר, משכיל לדוד, בהיותו במערה, תפילה, קולי אל אדוני יזעק, קולי אל אדוני אתחנן, אשפוך לפניו ספר, צרתי לפניו אגיד, והתעטף עלי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורך זו עליך תמנו כפך לי, הבית ימין וראה ואיני מכיר. אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך, אדוני, אמרתי, אתה מחסיך את כי בארץ החיים. הקשיבה אל הרינתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני. הוציאה ממסגר נפשי, להודות את שמך, בי יחתירו צדיקים כי תגמול עליו. פנולטימו 143. מזמור לדוד, אדוני שמע תפילתי, האזינה אל תחנוני, באמונתך אני בצדקתך, ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. כי רדף אויב נפשי, דיקה לארץ חייתי, הושיבני ומחשקים כמתי עולם, ותתעטף עליי רוחי בתוכי, השתומם לי. זכרתי ימים מקדם, הגיתי וכל פועליך, במעשה ידיך אסופך, פרסתי ידי אליך נפשי כארץ עייפה לחסר. מהר, ענני אדוני, קלטה רוחי, אל תסתר פניך ממני, ונמשלתי עם יורדבו. השמיעני בבוקר חסדך, כי בך בטחתי, הודיעני דרך זו אליך, כי אליך נשאתי נפשי. הצילני מאויביי, אדוני, אליך חסי. למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי, רוחך טובה תנחיני בארץ מישור, למען שמך, אדוני, תחייני בצדקתך, תוציא מצרה נפשי, ובחסדך תצמיד אויביי, והעבדת כל צוררי נפשי, כי אני עבדך. אולטימו די אוג'י, 144 קמ"ד. Vaironi in italiano e io concludo in ebraico. Di David, sia benedetto Hashem, mia rocca, che istruisce le mie mani alla battaglia, le mie dita alla guerra.
לדוד ברוך אדוני צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה. Egli è il mio benefattore, la mia fortezza, la mia rocca forte e il mio liberatore, il mio scudo, in lui io mi rifugio, egli sottomette a me il mio popolo. חזדי ומצוגתי, מסגבי ומפלתי, לי מגיני ובו חסיתי, הרודד, עמיתתי. Oh Hashem, che cos'è l'uomo che tu debba prestargli attenzione? Un essere umano che tu debba stimare? L'essere umano che tu debba, lo debba stimare, cioè cosa siamo, come abbiamo detto oggi? Niente. Adonai, ma Adam vatedaeu benenosh batchashveu? L'uomo è simile a un soffio, i suoi giorni sono come un'ombra che passa. Adam lahevel damayamav ketzel over. Oh Hashem, piega i tuoi cieli e discendi, tocca le montagne e desse fumino. Adonai, hatshamecha veterev, gabearim viesham. Caglia i fulmini e disperdili, lancia le tue frecce e sbigottiscili. Brok barak utfitzem, shlachitzecha utfumem. Tengi le tue mani dall'alto, liberami e salvami dalle acque immense, dalla mano degli stranieri. Shlach yadecha mimarom, tzeni ve'atzileni mimaim rabim, miad b'nenecha. La cui bocca parla in vano e la cui destra è una destra spergiura. Asher piem di bershav viminam, yemin shav. Oh Dio, voglio cantarci un canto nuovo, con il liuto a 10 corde, inneggerò a te. Rachel. Elohim shir chadash ashir alach, benevel asor azamer alach. Tu sei colui che dà la salvezza ai re, che salva David, suo servo, dalla spada degli empi. Hanotten teshua la melachim, hapotze David avdo mecherev ra. Liberami e salvami dalla mano degli stranieri, la cui bocca parla in vano e la cui destra è una destra spergiura. Tzeni veatzileni miad bnei nechar, asher piem diber shav viminam yemin shaker. I nostri figli sono come pianticelle cresciute nella loro giovinezza. Le nostre figlie sono come pietre angolari colpite in forma di un palazzo. Asher baneinu kintiim megudalim bin urehem, בנותינו חזביות מכותבות תבנית איכה. I nostri granai sono pieni, ci riforniscono da un raccolto all'altro. Le nostre greggi aumentano a migliaia, esse ammontano a decine di migliaia nelle nostre campagne. מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן, צוננו מאליפות מרובבות בחוצותינו. I nostri buoi sono carichi, non ci sono brecce, né perdite, né grida di discordia nelle nostre strade. Alufenu mesubalim, en peretz ve en yotzet ve en tzvacha l'chovoti. Beato il popolo a cui è concessa una simile condizione. Beato il popolo in cui Dio è Hashem. Ashrei ha'am shekachalo, ashrei ha'am she'adonai Elohav. Chazaku baruch. זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל יכונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שם טובים, תדעו עקוף חפה. שיר המעלות, לדוד צמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה, עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כיסאות במשפט כיסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישתי אוהבייך, יהיה שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים, אבקשה, טוב לך. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל יקונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות, אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. הנה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שיכונה. חוננו אדוני חוננו, כי רב סבנו בוז. רבת סבעה לנפשנו, הלעג השננים, הבוז לגאיונו.
L'Unishmat Ruben ben David Vezipora, l'Unishmat Benjamin ben David Vezipora, l'Unishmat Achotim Miriam Batrachev Yushua, l'Unishmat Avimori Rabbi Yushua Ben Isa. רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, אמן, וביניהם אליעזר בן שמחה, ואחים דורותיה, וחיה מושקה, ולבת אלישבע יעל. אמן כן יהי רצון. Buona giornata a tutte, a noi piovosa, adesso non so come torno, sono venuta in bici ma mi sa che non torno, posso tornare in bici? Dai, infatti no, era previsto comunque pioggia, vabbè. Ragazze, bellissima giornata, buoni preparativi per Shabbat, noi ci vediamo stasera verso le 6:15 qui in Eder. Vi ho preparato qualcosa di interessante appunto sulla parasha. Noi adesso siamo entrati come ogni settimana nell'aspetto diciamo esterno dei dettagli della purificazione della Zaran, poi adesso vediamo un'altra visuale ovviamente stasera Blin Eder. Intanto vi abbraccio forte e Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, a domani. Allì, ciao ragazzi, a più tardi.